Salve, in questo tutorial ci occuperemo della barra degli agganci, ossia quella barra che si trova alla destra dello spazio di lavoro. E ho preparato un paio di figure, una è una forma, è proprio un rettangolo con una sfondatura, e un altro è un tracciato che ha, come possiamo vedere, sia dei nodi angolari sia dei nodi curvi. Allora, come funziona l'aggancio? Innanzitutto c'è un'icona in cima che è attivabile anche col tasto percentuale, come si può vedere, che serve ad attivare l'intera barra dello snap dell'aggancio. Ecco qua, la barra è attivata completamente, ma le uniche entità pronte per agganciare o essere agganciate sono la pagina, la griglia e le guide. Abbiamo qui una guida. Il funzionamento è lo stesso per le griglie, evito di mettere una griglia per motivi di chiarezza di visualizzazione. Notiamo che le altre tre sezioni della barra degli agganci non sono attive. Per attivarle bisogna premere il corrispondente interruttore generale, praticamente, di ciascuna sezione. La prima sezione riguarda i punti notevoli dei riquadri di selezione, che sono questi. La seconda parte riguarda i nodi, la terza parte riguarda o il testo oppure il punto di trasformazione o il punto baricentrico degli oggetti. Vediamo in dettaglio che cosa significa. Innanzitutto notiamo due colori, il blu e il verde, che nell'intenzione, almeno originariamente, significavano, come si può vedere anche in figura, il blu aggancia e il verde è agganciato. In realtà non è proprio così, ci sono le figure, per così dire, verdi che agganciano e sono agganciate, o ci sono le figure come la pagina che, pur essendo disegnata in nero, è semplicemente agganciabile e non aggancia niente. Vediamo un po'. Iniziamo proprio dalla prima sezione, la attiviamo e vediamo che ci sono appunto questi punti notevoli. Uno è il lato del riquadro, cioè praticamente questa parte, un altro è il vertice del riquadro. Un altro è la mezzeria dei lati, cioè qui praticamente, e un altro è praticamente il baricentro del riquadro, il centro del riquadro, che corrisponde al centro dell'oggetto solo se è selezionato un singolo oggetto. Per i gruppi, naturalmente, il centro del riquadro sarà in posizione baricentrica rispetto a tutti gli oggetti che formano i gruppi. Attiviamo il primo oggetto e vediamo una cosa che. Se noi lo spostiamo, ok, non, al momento non aggancia ovviamente da nessun'altra parte perché non abbiamo attivato un bersaglio. Scegliamone uno a caso, scegliamo la guida e vediamo se spostando l'oggetto questo si aggancia alla guida. Non è così, perché? Perché la linea, il bordo del riquadro non è un oggetto agganciante, ma agganciabile e basta. La guida invece, che è disegnata in blu, è agganciabile e agganciante. Vediamo infatti che se la attiviamo, e andiamo a cercare il bordo del riquadro, eccolo qua, essa lo aggancia senza particolari problemi. Quindi, quando si è attivato il lato del riquadro, diciamo che è il recettore, e la guida che è il nostro gancio, l'aggancio avviene correttamente. Non è vero, appunto, il contrario. Proviamo a vedere se succede qualcosa anche attivando gli angoli dei quadri, che è in verde e quindi dovrebbe essere semplicemente passivo. Vediamo subito, controlliamo. La guida si aggancia, ecco qui come la scritta ci dice, origine guida a angolo riquadro, quindi l'angolo riquadro è stato agganciato correttamente. Vediamo se è vero anche il contrario. Attiviamo questo riquadro e lo trasciniamo. Vediamo se, vedete, si è formato un cerchietto rosso in basso a destra ed è proprio il punto che va ad agganciare. Il computer ce lo segnala in questo modo. Per impostazioni di sistema modificabili nelle preferenze, è il punto più vicino al cursore quello che viene attivato. Il punto disponibile più vicino al cursore dove viene attivato, noi spostiamo il cursore in un'altra parte e vediamo che sarà l'altro angolo che si aggancia. Quindi, nonostante sia verde, questo è sia agganciante sia agganciabile. E quindi
la colorazione, la classificazione per colori lascia il tempo che trova. Lo stesso principio vale per la linea di mezzeria del lato. Vediamo un po' se cliccando appare il cerchietto rosso. Appare, quindi significa che il cerchietto rosso ci dice che questo è agganciante. Vediamo se aggancia la guida ed è così. Vediamo, vabbè, il baricentro funziona nello stesso modo e vediamo se funziona con la guida. Funziona, vediamo se funziona anche sull'altro oggetto. Funziona, quindi non solo aggancia alla guida, ma è sia agganciante che agganciabile perché i due baricentri si sono agganciati fra loro, per cui sono ambivalenti come funziona. Attiviamo ora il discorso dei nodi e chiudiamo un attimo senza deselezionare questa che potrebbe essere utile più tardi. Attiviamo l'aggancio ai nodi angolari. I nodi angolari sono questi, quelli con la forma di diamante, però attenzione, non solo i nodi angolari vengono catturati, ma anche gli angoli dei rettangoli. Attenzione, per cui se noi spostiamo questo, qui l'ho disattivato involontariamente. Vediamo se viene agganciato ed è anche agganciante perché, come vedete, non ci sono altri soggetti target per così dire, c'è solo questo che quindi fa sia da agganciante che da agganciato. Vediamo se si aggancia anche alla guida, si aggancia alla guida e vediamo se può essere agganciato dalla guida. Per quanto abbiamo appena visto, sì. Perché se si fa agganciare dal nodo angolare con un altro nodo angolare, lo stesso nodo angolare può essere agganciato da qualsiasi altro oggetto attivo, agganciante. Ugualmente, vediamo che possiamo andare a prendere l'angolo, appunto, quindi questo non ha nodi angolari, ma ha gli angoli dei rettangoli, chiaramente essendo rettangoli, e quindi funziona. Stesso dicasi per questo, che oltre ai nodi curvi aggancia anche punti cardinali delle ellissi, i nodi curvi sono qui e vogliamo farli agganciare genericamente alla pagina. Attiviamo quindi la pagina e vediamo un po'. Innanzitutto c'è un cerchio, si vede male, blu, vediamo è il nostro aggancio attivato e infatti si aggancia al bordo pagina. Togliamo la pagina con aggancio e vediamo anche la mezzeria, aggancia a metà delle linee. Dei tracciati, in realtà, quindi dobbiamo cominciare più o meno qui. Vediamo se aggancia metà di questo che non è un tracciato. Apparentemente, ecco, come vedete, non si attiva nessun cerchietto azzurro, per cui posso pensare che questo sia semplicemente un recettore. Quindi vediamo di agganciare la linea, non si aggancia la linea, vediamo se la linea lo aggancia. Ah, perché questa è una mezzeria, aggancia metà delle linee. No, allora questo è un pochino più complesso. Vediamo un po'. Allora, noi facciamo un altro, stavolta lo trasformo in tracciato. Maniglia metà della linea, vediamo un po' se una guida lo aggancia. Ecco, ok. Il problema di qui era che non era precisamente, non ho beccato per bene la metà del segmento. In questo caso è più facile e come vedete il segmento viene ad essere agganciato, mentre il contrario non è sempre. Ah no, in questo caso si è attivato il cerchietto, quindi la metà della linea alla guida si aggancia, quindi questo è sia agganciante che agganciabile. Una cosa che evidentemente qui non poteva avvenire per la particolare conformazione di questo oggetto. Buono sapersi. Una cosa però, le varie sezioni sono indipendenti, nel senso che io se provo a agganciare l'angolo del riquadro a qualsiasi di questi, vediamo un po' cosa mi succede. L'angolo del riquadro alla guida
si potrebbe anche agganciare, ma il nodo curvo attrecciato, no, si aggancia il nodo curvo attrecciato, ma non si aggancia l'angolo del riquadro. Come vedete, non c'è nessuna indicazione, nodo curvo attrecciato, nodo curvo a nodo angolare. Giusto forse alla guida si può agganciare, ecco, nodo curvo a guida, no. Togliamo un attimo le curvi che possono dare noia. Utilizziamo, forse questo ha un vertice di riquadro un pochino più distinguibile, però come vedete ciò che viene agganciato è questo nodo angolare qui, questo non viene attivato questo. Chiudiamo tutto quanto e vediamo un po', e stavolta si viene attivato questo tipo di aggancio. Significa in sostanza che la selezione di cosa viene attivato dipende dalla distanza del cursore, per cui più vicini erano gli angoli, gli spigoli di questo rettangolo, venivano attivati quelli anziché questo. Questo è stato attivato solo quando sono stati deselezionati tutto ciò che era più vicino. L'ultima parte riguarda l'angolo di rotazione dell'oggetto. Noi vogliamo far ruotare questo oggetto esattamente all'incrocio delle griglie, vediamo che l'angolo è stato spostato, il centro di rotazione è stato spostato, lo clicchiamo, la guida è stata attivata, vediamo un po' se si aggancia, il pallino rosso si attiva, quindi centro di rotazione oggetto, intersezione guide viene agganciato, quindi noi possiamo fare la nostra trasformazione precisamente dove è l'incrocio delle due guide. Per quanto riguarda invece il centro baricentro dell'oggetto, clicchiamo, eccolo qui, si vede bene qual è. E vediamo se si aggancia qualche altro. Ecco, in questo caso si aggancia all'angolo del riquadro. L'angolo del riquadro è stato attivato, quindi sì, in questo caso si aggancia. Vediamo, torniamo a vedere se i nodi agganciano. L'angolo del riquadro aggancia i nodi. Apparentemente angolo a nodo angolare, sì, l'angolo si aggancia a nodo angolare, quindi sono intercambiabili. Bene, è più o meno tutto. L'ultima nota è solo per il testo. Qui viene il testo ad essere agganciato alla base, cioè la base dove vengono scritte le note, vengono agganciate agli elementi notevoli. Vediamo un po', angolo. Lo attiviamo, disattiviamo il resto per non creare ulteriori confusioni e vediamo dove si aggancia. Si aggancia alla linea di base del testo. Facciamo qui due grani, eccolo qua. In questo caso abbiamo attivato la linea, possiamo attivare adesso il centro dell'oggetto, vediamo un po' se si aggancia. Vedete, la linea di base rimane, eccola qui. Il pallino agganciato e l'ancoraggio del testo avviene effettivamente dove indicato dal pallino rosso sul centro dell'oggetto determinato. È tutto sul mio Inkscape, la guida per l'italiana di Inkscape. Trovate una tabella proprio comparativa di cosa può essere agganciato e di cosa può agganciare. Grazie per l'ascolto.